Oh mio Dio, eccoci qua. E quante cose da dire, le avevo tutte pensate, le ho già tutte dimenticate. Quindi, Ale, buttiamo la scaletta in quel paese, soprattutto. Allora, dunque, nessuno ci credeva più. Ormai tutti stavano disperando, anche io. E invece sono tornata in barba a quelli che sostenevano potesse essere perché ormai la quarantena è finita e. No, no, non era una questione di quarantena, la questione era molto più. Dove sto guardando? Ah, scusate, perché ho girato il cellulare e quindi è di là, adesso la telecamera. E no, la questione era molto più banale, nel senso che per vari motivi che non vi sto a raccontare, per l'appunto, fondamentalmente c'è stato un periodo in cui ogni giorno la mia faccia non era proprio presentabile. E quindi dal momento che il senso di questi video, oltre ad apparire di un bianco riflettente e avere dei capelli un po' così, è quello di intrattenere, guardare un video dove una persona che palesemente sembra non dorma da 50 anni non è proprio divertente e appagante all'occhio. Cioè, facessi un podcast cambierebbe poco, però dal momento che sono dei video penso sia un po' più importante. Poi a un certo punto ho rinunciato, nel senso che passati quasi 2 mesi, con una faccia permanentemente discutibile, a quel punto ho detto, cioè se io continuo ad aspettare di sembrare un po' meglio, forse non li faccio più. E quindi sono tornata. Per l'occasione il divano si è di nuovo spostato, sembrerebbe che io passi il mio tempo a leggere, fare video. E spostare i divani. E ormai ha girato tutti gli angoli del salotto. Chissà se questa sarà la sua posizione definitiva, quantomeno ci preghiamo, cioè ci auguriamo che per l'estate lo sia, anche perché mi convince abbastanza. Quindi vedete un'altra ulteriore, diciamo, prospettiva, di libreria. E prospettiva è una parola che ci porta al libro che, vi farò vedere. È un po' che non faccio video, cioè ero e in testa tutto funzionava benissimo comunque. E il libro che vi proporrò oggi, tutti, voi 19 iscritti al canale forse, vi aspettate un ritorno col botto, quindi non so, magari il librone super divertente, la figata, fenomenale, il libro cult. Torno con una cosa che all'apparenza sembrerà anche un po' noiosa, perché è un saggio. Eh sì, leggo anche quelli. Nessuno se l'aspettava, vero? Vi porto un saggio perché è un libro che finalmente ho ripreso in mano di recente. L'avevo iniziato, poi l'avevo lasciato stupidamente, incompleto. Ho avuto modo di finirlo e, è veramente molto bello. Potrebbe sembrare un po' di nicchia. Nel senso che l'argomento è un argomento misto, filosofico, di architettura. Però in realtà, secondo me, è interessantissimo per un pubblico molto più vasto. Voglio fare le considerazioni dopo, perché adesso voglio leggere un paio di cose. No. Cioè, avevo un pensiero, ma non me lo ricordo. No, niente, niente, così è. E sì, mi rendo conto che la ripresa dei video non, con questo video non sta riuscendo benissimo, eh. Cioè, lo so che in qualche modo probabilmente c'era un po' di hype, e questa hype è un po' come quando si è andati a vedere Lo Hobbit, no? Che venivi da una trilogia fantastica. E quindi avevi queste aspettative proprio al massimo, poi ti vedi lo Hobbit e ti casca tutto quello che ti può cascare, e anche i capelli. E questo video è un po' così. E diciamo che è il Lo Hobbit del mio canale. Ora che gli abbiamo dato un nome, io proseguirò con la lettura e poi vi darò qualche considerazione personale. Come al solito, ma so che voi comunque vi mancava un po' l'atmosfera dei rumori di fondo di casa mia, quindi non penso vi daranno fastidio. Come vedete, questo libro è strapieno di fogliettini per farvi capire quante cose interessanti ci sono. Peraltro, nel sollevare il libro mi sono anche resa conto che non l'ho presentato, quindi coglierò l'occasione. Il libro si chiama Architettura e Felicità.
Io qui sto leggendo un'edizione della Guanda, che mi ha sempre fatto un po' ridere, ma sappiamo anche che molte cose mi fanno ridere, quindi direi che è poco indicativo. Lo scrittore, sperando di leggerlo correttamente, è Alain de Botton, o de Botton, o de Botton. E la traduzione, vediamo se qualcuno si degna. Sì, Stefano Beretta. Grazie Stefano perché l'hai tradotto veramente bene sto libro. Sto libro. E quindi io adesso vi andrò a leggere questo brevissimo estratto più una riflessione finale dal libro. Perché continuo a guardare di là? Mi verrebbe tantissimo voglia di girare il cellulare, ma a quel punto mi mandreste veramente a quel paese e non mi perdonereste più. Quindi evito e cerco di impegnarmi a guardare a destra anziché a sinistra. Ok. Una casa schiera affacciata su un viale alberato. Stamattina presto vi risuonavano ancora le grida dei bambini e le voci degli adulti, ma da quando poche ore fa se n'è andata, borsa tracolla, anche l'ultima abitante, la casa è rimasta sola a godersi il mattino. Il sole si è levato sopra i timpani degli edifici antistanti e ora filtra attraverso le finestre del pian terreno, dipingendo le pareti interne di un giallo cremoso e riscaldando la facciata di mattoni rossi. Al ritmo di un valzer silenzioso, i granelli di polvere danzano nei raggi di luce. Nel corridoio, proveniente da qualche isolato di distanza, si percepisce il mormorio del traffico in accelerazione. Di tanto in tanto, con un fruscio, la buca delle lettere si apre e lascia entrare un malinconico volantino. La casa dà segno di apprezzare questo vuoto. Si stiracchia dopo la notte, si schiarisce le tubature e fa schioccare le articolazioni. Questa creatura dignitosa e matura, dalle vene di rame e dai piedi di legno che affondano in un letto d'argilla, ne ha passate tante. Palloni lanciati contro il muro del giardino, porte sbattute con furia, tentativi di fare la verticale in corridoio, il peso e i sospiri degli elettrodomestici e i buchi aperti nelle sue viscere da idraulici inesperti. Da riparo a una famiglia di quattro persone, ospita una colonia di formiche intorno alle fondamenta e in primavera covate di petti rossi sul comignolo. Presta anche una spalla al pisello odoroso, fragile o semplicemente indolente, che si appoggia contro il muro del giardino, abbandonandosi al corteggiamento peripatetico di uno sciame di api. Col tempo la casa si è trasformata in una testimone bene informata. Ha partecipato a seduzioni precoci. Ha visto i bambini fare i compiti, ha osservato neonati in fasce appena usciti dall'ospedale. È stata sorpresa nel bel mezzo della notte da conversazioni sussurrate in cucina. Ha conosciuto sere invernali in cui le finestre erano fredde come buste di piselli surgelati e crepuscoli di mezza estate in cui i muri di mattoni trattenevano il calore come pane appena sfornato. Rifugio fisico quanto psicologico, ha vegliato sull'identità dei suoi proprietari. Nel corso degli anni loro sono tornati da lunghi viaggi all'estero e guardandosi attorno hanno ricordato chi erano. Le spesse lastre di pietra del pian terreno parlano di serenità e di grazia antica, mentre la regolarità degli armadietti di cucina è un modello di ordine e disciplina che non intimidisce. Il tavolo da pranzo, coperto da una tovaglia cerata con un motivo a grandi ranuncoli, evoca un'esplosione di brio che la severità del muro prospiciente mette ancora più in rilievo. Lungo le scale, piccoli quadri con nature morte raffiguranti uova e limoni richiamano l'attenzione sulla complessità e sulla bellezza delle cose di tutti i giorni. Sul davanzale, sotto una finestra, un vaso di vetro con dei fiordalisi aiuta a resistere alla tentazione di cedere alla tristezza. Al piano superiore, una piccola stanza vuota offre lo spazio per coltivare pensieri rigeneranti e il suo lucernario si apre su nubi impazienti che migrano rapide sopra le gru e i comignoli. Malgrado questa casa non sia in grado di offrire soluzioni ai numerosi mali che ne affliggono gli abitanti, le sue stanze testimoniano una felicità alla quale l'architettura ha dato il proprio contributo. Oltre a questo estratto, ve ne leggerò un altro di natura piuttosto diversa, ma che rende bene la natura di questo libro. Libro
L'inadeguatezza degli architetti nel creare ambienti congeniali riflette la nostra incapacità di trovare la felicità in altri ambiti della vita. In fondo, la brutta architettura è un fallimento sia della psicologia sia della progettazione. Esprime, attraverso dei materiali, la stessa tendenza che in altri ambiti ci spinge a sposare le persone sbagliate, scegliere i lavori inadatti e prenotare vacanze disastrose. La tendenza a non capire chi siamo e che cosa ci soddisfa. Nell'architettura, come in tante altre cose, ci dibattiamo in cerca di spiegazioni ai nostri problemi e puntiamo a obiettivi banali. Ci arrabbiamo mentre dovremmo capire che siamo tristi e demoliamo strade antiche mentre dovremmo introdurre fognature decenti e illuminazione stradale. Dalle nostre sofferenze apprendiamo le lezioni sbagliate, cercando di comprendere invano qual è l'origine della soddisfazione. I posti che definiamo belli sono, al contrario, opera di quei rari architetti che hanno l'umiltà di interrogarsi sui loro desideri e la tenacia di tradurre le loro gioie fuggitive in progetti logici. Una combinazione che permette di creare ambienti che soddisfano bisogni di cui consciamente non sospettiamo nemmeno l'esistenza. Dunque, e parte la super analisi. No, no, vi risparmio. E allora, primo merito di questo libro è l'incredibile carattere divulgativo e contemporaneamente una capacità narrativa e quasi un lirismo delle descrizioni incredibili. Cioè, è un saggio, perché è un saggio che parla di architettura, all'interno ci sono delle fotografie, ci sono anche delle piccole analisi degli edifici, di alcune delle decorazioni, del design, ma al contempo riesce a tradurre l'architettura in un linguaggio umano, comprensibile, diretto, semplice, e a mescolarlo a una forma di descrizione che è sostanzialmente un quadro. Si capisce, o almeno a me è sembrato che l'autore abbia una capacità immaginativa, visiva, incredibile, alla quale affianca un talento della parola che gli permette di dare un'immagine immediata e profonda di quello che lui sta vedendo all'interno della sua testa. E il risultato è un'opera che da un lato diciamo tratteggia una sorta di excursus dell'architettura, ma senza mai essere pedante, enciclopedico, didascalico, non è assolutamente un'opera per gli addetti ai lavori, però comunque riesce a darci un'idea di quello che può essere stato il percorso dell'architettura per sommi capi. Al tempo stesso riesce a affascinare, ad avvincere a precise opere e a trarne delle conclusioni filosofiche, ma sempre estremamente, mi verrebbe da dire palatabili, ma non so molto bene se esiste in italiano o se è un inglesismo. Vabbè, chi è interessato googli e me lo faccia sapere. Palatabili, boh, vabbè, mi sono persa. Sì, le riflessioni filosofiche quindi sono estremamente immediate, ma non banali. Ci offre delle considerazioni sull'architettura, sul valore dell'architettura e sull'impatto che l'architettura ha nella nostra vita, sulla nostra psicologia, che sono in realtà molto profonde e affatto banali. E qui ci si richiama un po' a un video che avevo visto di Piero Angela, doppio cuore, perché Alberto è un cuore, Piero è doppio cuore, e in cui Piero spiegava proprio bene come la capacità del divulgatore sia quella di riuscire a comunicare cose complesse non banalizzandole. Semplificare non significa banalizzare, e questo è un esempio, secondo me, magistrale dell'arte del semplificare senza banalizzare. Vi dicevo, ho messo segnalibri ovunque perché le riflessioni che sono presenti, queste pillole di saggezza sono tante e tali che ho riempito il libro di sottolineature. Oh, sacrilegio! Immatita, immatita. E in più ci sono dei quadri descrittivi di una dolcezza
di una malinconia, sembrano proprio dei quadri e anche quelli bilanciano il libro. Quindi sostanzialmente, secondo me, è un libro bellissimo che io consiglio come lettura leggermente più impegnata e impegnativa di un romanzo, diciamo, di fiction, che magari è un'ottima forma di intrattenimento, però magari lascia poco come scia. E appunto, quindi per un momento in cui si ha voglia di dedicarsi un pochino di più col pensiero a qualcosa, ma senza sentirsi appesantiti. Quindi, sono le mie considerazioni sull'architettura e felicità. Volendo, ci sarebbero tantissime cose da dire. Avevo pensato di leggere tantissimi passi, però secondo me alla fine decontestualizzati rendono meno rispetto a che inseriti all'interno di una riflessione più generale. Quindi li lascio a chi desidera approfondire questa cosa. No, non mi hanno pagato perché mi rendo conto che sembra quasi che mi abbia detto: oh, Vale, fai la recensione figa del libro. No, è proprio bello, appunto. E niente, sono contenta di essere tornata. Mi auguro in un modo un po' più permanente degli ultimi 2 mesi. Chissà se vi sono mancata. Chissà se vi sono mancate queste cose e la mia totale incapacità di fare un discorso coerente senza perdermi. Chissà. So che almeno ad una persona è mancato. Sì, sei proprio tu, baffo. Scusate, ma adesso sarà tipo starà facendo la ola e i giri su se stesso e le piroette perché l'ho citato. Però insomma è stato uno di quelli che più si sono presi a cuore questa mia temporanea mancanza. E io qualche libro ce l'ho in mente per i prossimi video, però mi farebbe tanto, 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 tanto piacere se qualche anonimo tornasse a consigliarmi qualcosina, anche perché ho voglia di leggere. Un po' meno di spendere soldi, ma troveremo delle soluzioni. E quindi così mi farebbe tanto piacere, tanto, 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 che mi consigliaste qualcosa. E niente, adesso vi saluto con i soliti rumori di sottofondo che volevano anche loro farvi un salutone, no? In questo momento c'è un trapano che ha deciso di allietarmi la giornata. E ci vediamo presto, e quindi ritornando alla chiusa. Che chissà se me la ricordo, la mia tipica chiusa, ma penso di sì. Ragazzi e ragazze, pace, amore e gioia.